E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video qui a Jabez. Oggi siamo di nuovo qui nella serie del mio del Fanta Jabez, ragazzi, in cui il vostro caro Jabez vi darà tutti i consigli per i consigli di fantacalcio per l'ottava giornata. Mi raccomando, se avete dubbi di formazione o dubbi su alcuni giocatori, scrivetemelo sotto nei commenti, cercherò di rispondere a tutti e mi raccomando, quindi se avete dubbi commentate. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace e azionate la campanellina, perché domani ci sarà anche la live, farò anche la live dopo pranzo per risolvere gli ultimi dubbi con le formazioni che sono quasi ufficiali, quindi cercheremo di risolvere gli ultimi dubbi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, azionate la campanellina, così domani in live vi risolvo anche altri dubbi. E niente, iniziamo subito con il video, ma prima... mi raccomando, seguitemi sui social e se vi siete persi i post partita di ieri, mi raccomando, vi lascio qua sopra nelle playlist le partite di Champions League e anche dei video dei FIFA, e domani deve uscire il secondo episodio, vi lascio qua sopra nelle schede. E noi ci vediamo nei consigli, ma prima sigla! Ok ragazzi, eccoci qui. Siamo appunto con la prima partita, quindi mi raccomando, sbrigatevi a mettere formazioni, perché la prima partita ci sarà venerdì 5 ottobre alle 20:30, che ci sarà Torino-Frosinone. Qui ragazzi, siete un po' tutti i giocatori del Torino, magari state attenti a quelli che potrebbero andare peggio. Comunque, siete un po' tutti i giocatori, tra cui Belotti, Soriano, Mete, Nkulu e Sirigu. Sirigu è uno dei migliori portieri questa giornata e diciamo che sono quelli più indiziati a prendere buoni voti e bonus. Mete, segnatevi Mete, raga, è un bel giocatore. Mete questa giornata potrebbe far veramente bene. Poi evitare, comunque, diciamo evitare, state attenti a Rincon, Moretti. Se avete alternative migliori, andate con loro. Però diciamo hanno partite facili, magari una sufficienza la potrebbero prendere, però pure qualche cartellino, quindi magari io eviterei questi due giocatori. Comunque, scommesse che porta il nome di Zaza, che potrebbe, a discapito di Iago Falco, partire ancora titolare, con Iago Falco pronto a subentrare, però io l'ho messo diciamo tra le scommesse. E Olaina è una buona scommessa, a me piace un casino, dovrebbe sostituire De Silvestri, che è infortunato, dovrebbe star fuori per tipo 3 settimane De Silvestri, quindi è un brutto infortunio, quindi dovrebbe giocare per un po' Olaina, e quindi io col Frosinone gli darei fiducia, lo schiererei. Del Frosinone consigliati ragazzi nessuno, perché Frosinone non mi convince proprio, è una delle, anzi è la peggiore squadra in Serie A, purtroppo non ha una squadra adatta per questo campionato, ancora una squadra secondo me da Serie B, e mi dispiace per i tifosi del Frosinone, e eviterei quindi un po' tutti, anzi tutti eviterei, proprio in fantacalci numerosi, se come scommesso magari forse Molinaro da ex potrebbe prendere una sufficienza, un 6,5, e Zampano pure potrebbe, Zampano è uno dei pochi del Frosinone che a me piace, magari prende quel 6,5, però niente di che, non va aspettate particolari bonus. Poi sabato 6 ottobre alle ore 15 sarà Cagliari-Bologna, qui ragazzi il Cagliari la vedo molto favorita in casa, mi piace un casino il Cagliari, quindi diamo spazio a diversi giocatori del Cagliari, tra cui Pavoletti, Barella, Castro, Serna e João Pedro, che sta leggermente in ballottaggio, ma João Pedro lo consiglio, in queste partite va messo João Pedro. Evitare secondo me Pisacane e Sau, che stanno in ballottaggio ma non mi convincono come giocatori. Scommesse che porta il nome di Romagna, ragazzi, Romagna mi piace, un bel giovane under 21, se non sbaglio potrebbe prendere la nazionale under 21, potrebbe prendere un buon voto, potrebbe fare una buona prestazione. Idem Cragno sempre un portiere della nazionale under 21, potrebbe prendere un buon voto e forse anche l'imbattibilità, però è un po' difficile perché il Bologna sembra che sia ripreso. Invece del Bologna consigliati su tutti Santander, che l'ho visto abbastanza in forma nell'ultima partita, e Gemaili, che magari può prendere quel 6,5, magari potrebbe tirare fuori un assist, non lo vedo in formissimo, cioè ne siamo meglio rispetto alle prime partite. E Mattiello è un bel giocatore questa giornata, ve lo consiglio, un buon consigliato. Da evitare il resto della squadra, ovviamente.
scommessa che porta il nome di Pulgar, forse se l'avete in fantacalci numerosi, diciamo che sempre se non si fa cacciare, ovviamente, sempre se non si fa cacciare, ma se no ve lo consiglio, magari un calcio di punizione, un calcio d'angolo, addirittura un calcio di rigore, non si sa se batte lui, e Svanberg che mi è piaciuto l'ultima partita, quindi magari come scommessa ce ne potrebbe restare anche questa giornata. E sabato 6 ottobre alle 18 ci sarà Udinese-Juventus, ovviamente dell'Udinese vi consiglio solamente De Paul, se l'avete potete schierarlo, ovviamente sempre se avete scelte migliori io direi di magari pure lui lasciarlo fuori, però se proprio dovete mettere qualcuno, l'Udinese De Paul è l'unico di cui ci possiamo affidare. Evitare tutti ragazzi, scommesse che porta il nome di Fofana, magari riesce a strappare quel 6 e mezzo, magari un po' lottando a centrocampo, però prende pure un cartellino. E Mandragora solamente perché un ex magari fa una buona partita e nient'altro. Mandzukic, della Juventus consigliati CR7 Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Cancelo, ed evitare diciamo nessuno della Juve, ma state attenti al turnover, che Allegri potrebbe fare un ampio turnover come al solito. Infatti potrebbe riposare, dovrebbe riposare Bonucci e giocare Benasia, dovrebbe riposare Alexandro e dovrebbe giocare forse Quadrato a destra e Cancelo a sinistra, non si sa. È un po' a rischio, Pjanic potrebbe riposare, Dybala pure. E niente, scommesse quindi porto il nome di Dybala e Bernardeschi. Io Dybala lo metterei pure se partirebbe dalla panchina, a gara in corso, magari si alterna con Bernardeschi. Poi ci sarà sabato 6 ottobre alle ore 20:30, ci sarà appunto Empoli-Roma, dell'Empoli consigliati solamente Caputo, Zaic e Krunic, i più particolari che potrebbero rendere buon voto o potrebbero portare qualche bonus. Ricordo che l'ho spiegato, Zaic ancora non riesce a segnare, magari potrebbe segnare contro la mia Roma, ovviamente ce l'abbiamo contro. Evitare un po' tutta la squadra, scommesse che porto il nome di Di Lorenzo e Lagominar, ragazzi è un giovane che ci si aspettava tanto da lui, magari forse come scommessa sta giornata, anche se diciamo che avete scelte migliori, andare su scelte migliori, magari in fantacalci numerosi meglio magari un Lagominà che magari, che ne so, un Falcinelli, che secondo me Falcinelli proprio non lo so, non mi convince proprio, però Lagominà pure è un po' un azzardo. Della Roma consigliati Dzeko su tutti, Under e Sharawi, Florenzi e Kolarov, che l'ho visti abbastanza in forma, Kolarov e Florenzi soprattutto. E diciamo che però occhio a Kolarov, potrebbe fare un turnover, magari in quel caso potete anche schierare Santon, secondo me come terzo quarto slot ci può stare, come terzo slot Santon si può mettere. Evitare appunto un Zonzi e difensori centrali che non mi convincono, al di fuori di Manolas ma non si sa se gioca, potrebbe riposare ancora. Fazio non mi convince, ogni tanto magari tira fuori quel golletto, però ogni tanto fa pure diversi errori in difensivi, quindi non è che mi convince tanto. Inzonzi è un po' lento, poi porta i cartellini, non mi convince. Scommesse porta il nome di Lorenzo Pellegrini, che sta, l'ho visto abbastanza in forma nelle ultime partite, e Cristante pure è un'altra buona scommessa, secondo me potrebbe arrivare magari un più uno, un più tre da loro due. Poi passiamo a domenica 7 ottobre alle ore di 12:30, quindi lunch match, ci sarà Genova-Parma, qui ragazzi un po' tutti i giocatori del Genova, a parte i difensori, ma vi spiegherò, consigliati appunto il bomber, il capocannoniere di questa Serie A, appunto il bomber Piontek, scritto Piatek ma Piontek si pronuncia, e poi Kwame, Pandev, Romulo e Criscito. Da evitare i soliti Iemark, Spolli, Guter, che comunque stanno in ballottaggio, possono portare cartellini e non mi piacciono a me come giocatori, soprattutto Iemark e Spolli proprio non mi piacciono. Scommesse che porta il nome di Lasovic, che secondo me questa giornata potrebbe arrivare un più uno, un più tre da Lasovic. Radu, che dovrebbe giocare ancora Radu al posto di Marchetti, è un bel giovane, potrebbe prendere o l'imbattibilità, comunque un buon voto potrebbe prenderlo, comunque il Parma, mancano diversi giocatori, secondo me il Parma questa giornata non ce la farà vincere, perché farà diversi giocatori mancheranno, tra cui Inglese, Gervinho, eccetera eccetera. Del Parma quindi vi consiglio solamente Stulac e Barilla, magari in fantacalci numerosi come quarto slot ci può stare uno Stulac, cioè prende un 6 e mezzo, un Barilla idem. Evitare il resto della squadra, scommesse che porta il nome di Ciciretti, se proprio lo volete schierare, se ce l'avete centrocampista magari come quarto slot, ma se ce l'avete come attaccante lasciatelo perdere.
E diciamo domenica 7 ottobre alle 15 sarà Atalanta-Sampdoria. Dell'Atalanta ovviamente vi consiglio Zapata, che è appunto un ex. Zapata è un ex, potrebbe arrivare il primo più 3. Papu Gomez, Masiello, Toloi, e Freuler. Evitare gli esterni di centrocampo che stanno in ballottaggio, quindi Atabor e Gosens con i rispettivi Ali Adnan e Castagne, quindi eviterei un po' gli esterni. E scommesse portanome di Pasalic e Rigoni che stanno in ballottaggio loro due, però secondo me magari un bonus potrebbe arrivare da uno dei loro due. Sampdoria, consigliati Quagliarella, De Frelle che sta abbastanza in forma, Quagliarella e De Frelle, e Anders, pure mi piace tantissimo Anders, potrebbe essere un bel difensore anche questa giornata. Evitare Tonelli perché sta in ballottaggio ma poi non mi convince tanto, potrebbe portare un cartellino. I terzini pure non mi convincono, Barreto, Audero e Ramirez che sta sempre in ballottaggio ma non mi convince. Scommesse porto il nome di Kovnacki che potrebbe magari subentrare dalla panchina, magari potrebbe portare un gol sul calcio di rigore, cioè, sempre se lo segna. E Caprari pure, Caprari a gara in corso potrebbe far bene. Linetti che sta in ballottaggio ma secondo me Linetti un 6-6,5 lo può portare tranquillamente. Poi domenica 7 ottobre alle 15 Lazio-Fiorentina, della Lazio consigliati Immobile, Milinkovic, Savic, Acerbi e Lucas Leiva. E sono più indiziati a portare buoni voti e appunto bonus. Evitare il resto della squadra, cioè il resto della difesa, tra cui evitare anche Luis Alberto, ragazzi, che l'ho visto un po' fuori forma e potrebbe anche non giocare perché potrebbe non sta tanto bene, potrebbe partire dalla panchina e giocherà a Correa forse. Quindi scommessa appunto Correa e Caicedo che potrebbero prendere il posto di Luis Alberto, magari potrebbero portare un più 3, chi lo sa. Della Fiorentina consigliati Simeone, Chiesa, Veretout e Milenkovic. Milenkovic è un buon nome, secondo me anche con la Lazio fuori casa potrebbe prendere un bel 6,5, un po' gela potrebbe prenderlo. Evitare comunque Vittor Hugo che potrebbe portare malus, Gerson e Piazza che non mi piacciono sta partita e potrebbero pure portare stanno anche in ballottaggio. La Font potrebbe portare malus, quindi lo eviterei. E scommessa forse Miraglia come scommessa ci può stare come ultimissimo slot, ma in fantacalci numerosi. Poi domenica 7 ottobre alle 15 Chievo, del Milan ovviamente primo consigliato su tutti Suso che viene da una doppietta, il giocatore più in forma del Milan. Poi Higuain che anche se sta in ballottaggio magari potete comunque metterlo, vedete un attimo le probabili formazioni, se vedete che gioca magari dategli una chance che comunque c'è una partita abbastanza semplice. Bonaventura, ragazzi, questo è un bel nome questa giornata, mi sento buone cose per lui questa giornata, che sì che viene dal gol. Romagnoli e Donnarumma potrebbe prendere tranquillamente, potrebbe secondo me prendere l'imbattibilità. Evitare Biglia, che è il solito Biglia ha detto al malus, non mi piace tanto. E scommesse che porta il nome di Cutrone che potrebbe comunque subentrare al posto di Higuain. Laxalt che anche a gara in corso abbiamo visto che prende buoni voti. E Castillego magari se non gioca né Higuain né Cutrone, poi anche a gara in corso magari quel bonus lo può tirare fuori. Del Chievo consigliati solamente Birsa, ho ammesso perché è un ex, magari Birsa sul calcio di rigore, sul calcio di punizione, magari arriva quel più 3, ma la vedo difficile. Giaccherini sta in dubbio, ragazzi, io l'ho messo tra i consigliati ma comunque potrebbe tranquillamente non giocare, stavo a leggere la conferenza stampa di Lorenzo di Danna. Quindi evitare il resto della squadra, scommesso forse Stipischi come ultimissima scommessa in fantacalci numerosi come terzo slot, ma se no lasciate perdere pure Stipischi. Perché vi ricordo che l'anno scorso Stipischi ha segnato a Milano, a San Siro ha segnato Stipischi, quindi se volete azzardarlo. Poi domenica 7 ottobre alle 18 ci sarà Napoli-Sassuolo, ovviamente qua un po' tutti i giocatori del Napoli, state attenti magari a qualche giocatore. Consiglia su tutti Insigne che è il giocatore più in forma del Napoli, Mertens anche se parte dalla panchina, Milik, Calehon che sta un po' in ballottaggio ma lo stirerei uguale io, Allan, Zielinski che segnate questo nome, Zielinski sta aggiornata, tanta roba per lui, e Koulibaly. Evitare Isai che sta praticamente dovrebbe giocare fuori ruolo, dovrebbe giocare al posto di Mario Rui, mentre a destra dovrebbe giocare Malquit e poi può portare anche Malus, ma Isai. Anche Diavra, idem, stessa cosa, non mi piace, porta dei malus e sta in ballottaggio con Amsic, io li vedrei entrambi.
sia Amsic che Diavara. E Albiol, diciamo, se avete alternative migliori, andate su alternative migliori, perché Albiol pure sta in ballottaggio. Scommesse che porta il nome di Malquit potrebbe far bene, la sua prima gara titolare se non sbaglio, e Verdi potrebbe giocare al posto dei Callejon, ma anche a gara in corso potrebbe far bene. Del Sassuolo solamente Boateng potrebbe comunque prendere quel 6-6,5, potrebbe prenderlo, e Berardi se volete azzardarlo. Evitare il resto della squadra, scommesse e porta il nome di Babacar, magari a gara in corso, magari entra e fa quel gol così come sa fa, diciamo, lui. Babacar fa quei gol quando subentra di solito, potete azzardarlo. Poi domenica 7 ottobre alle 20:30 l'ultimo posticipo sarà Spalle Inter, della Spalle solamente Antenucci e Lazzari, vi consiglio evitare il resto della squadra, scommesse e porta il nome di Petagna e Paloschi. Diciamo, io vedo meglio Paloschi, però come scommesse proprio. Dell'Inter appunto consigliati Icardi, Perisic, Brozovic, Skriniar e Nainggolan. Evitare Vesino che potrebbe portare malus e sta anche in ballottaggio. Scommesse portano il nome di Lautaro Martinez e Keita. Diciamo che i giocatori che non vi ho detto, diciamo, sono schierabili, ma non ho né consigliati né messi da evitare né scommesse. Sono schierabili come slot, come terzi quarti slot sono schierabili. Poi io passerei appunto alla top 11 di giornata, che come sempre di questa ottava giornata un 3-4-3, io scelgo sempre il 3-4-3. In porta ho deciso di scegliere Salvatore Sirigu, che potrebbe prendere l'imbattibilità, potrebbe prendere un buon voto, eccetera eccetera. Poi ho scelto Serna, del terzino destro del Cagliari, Nkulu, difensore centrale del Torino, Criscito del Genova. E a centrocampo, quattro centrocampisti, ho scelto Zielinski, Meite, Barella e Bonaventura. Il tridente attacco formato da Belotti, Pavoletti e il grande Piontek. E niente raga, questa era la top 11. Spero che vi sia piaciuta e anche i consigli. Comunque fatemi sapere sotto se avete dei dubbi, ve li risolvo tutti quanti. Lasciate un mi piace, un commento, una bella condivisione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video, venite su questi social, trovate tutto in descrizione, mi raccomando, iscrivetevi e azionate la campanellina, che domani uscirà la live sui consigli e anche il video di FIFA dovrebbe uscire domani, quindi da carriera allenatore, il secondo episodio. E ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, una prossima live. Bella ragazzi, buon fantacalcio a tutti, vamos! We are heroes tonight, we will fly.